qua con un nuovo video sui prodotti finiti di settembre. Ebbene sì, siamo arrivati anche a settembre e anche questo giro ho finito un casino di prodotti. Come sempre questo video in collaborazione con la mia amica Stefania L. Vi lascio giù nell'info box il suo canale, link in sovraimpressione da qualche parte. Sulle labbra ho il rossetto Restore di Revolution, questo qua, questo è il nome, è un bel rosso, il classico rosso intramontabile. Allora ragazze, partiamo subito, se no mi impapino. Allora, ho terminato i dischetti struccanti della Siene 70 pad maxi dischetti, questi qua, costano poco, li potete reperire dalla Lidl. A me non sono piaciuti perché si sfaldano quando li utilizzo, semplicemente si sfaldano con l'acqua micellare, si sfaldano con il tonico e quindi non mi piacciono. Ogni tanto li ricompro proprio quando rimango senza, sono l'ultima spiaggia, ma ecco, non andrei a cercarli appositamente. Poi ho terminato le salviettine umidificate della Biogenia Baby, 72 salviettine puro cotone emolienti con estratto di camomilla, avena e semi di lino. Questi qua, questi sono biologici certificati ICEA, io li ho acquistati pensando che fossero le salviettine struccanti, ma comunque li utilizzavo come salviettine struccanti, come primo step di struccaggio, tanto non è che poi vado a letto. Ho altre mille di passaggi. Mi sono piaciuti, molto buone, molto delicate, non arrossavano la pelle. L'unica cosa che non mi è piaciuta è il fatto che, nonostante abbia questa apertura comodissima, quando ne prendevo uno me ne uscivano 14, e quindi la profumazione è veramente fantastica, e quindi ecco, ne sprecavo tantissime perché ne uscivano un bel po', invece che una salvettina. E che fai, li rimetti, poi ecco, perdono il loro ordine, il loro senso, quindi per questo non mi sono piaciuti. Per il resto sono state buone e le ho trovate in offerta dalla Coop per pochissimo. Poi ho terminato assorbenti ultra con le ali biologico di Vive Verde Coop. Di questi assorbenti me ne ho sentito parlare tantissimo, in tanti di voi me ne hanno anche consigliato di prenderli, ma io non mi sono trovata bene, non perché mi creava dell'irritazione, anzi su quello lato lì ci siamo, non mi sono trovata per niente bene perché si staccavano dalla mutanda, cioè me li ritrovavo nel zebedei, e poi comunque non assorbivano molto bene il liquido, mi sentivo bagnata, sembra una cosa porca ma non lo è, e perdeva, cioè cominciava a sfaldare. Avete presente i dischetti di cotone quando si sfaldano lasciano quei pelucchi lì? Ecco, io quei pelucchi me li trovavo nei posti dove, ecco, preferirei non trovarli, e per questo non mi erano piaciuti. Soprattutto la sensazione bagnata è una cosa che io odio, e quindi non li andrò a ricomprare. Ci ho messo tante speranze in queste salvettine, ma purtroppo non mi hanno soddisfatto per niente. Poi passiamo a... abbiamo terminato tre dentifrici, uno l'abbiamo terminato all'inizio del mese, perché comunque abbiamo due bagni e due dentifrici aperti. Abbiamo terminato due AZ complete, queste qua, con dentifricio col colluttorio. Uno l'ho utilizzato io, uno l'ha utilizzato Andrea. A me non mi è piaciuto perché mi lasciava in bocca un sapore strano, non era né fresco né un cattivo odore, ma comunque strano, e soprattutto mi seccavano molto la bocca e mi veniva tantissima voglia di bere. A lui piace tutti i dentifrici, appunto lo è finito anche il Mentan and C-Fresh. Lui si lava i denti praticamente ogni volta che mangia, io mi lavo solo due volte al giorno, anche per sotto consiglio del mio dentista, perché ho i denti molto molto sensibili, poi utilizzando lo spazzolino elettrico ne consumo molto meno rispetto a lui. Lui si trova bene, quindi pace amen. Bagno schiuma, sempre il mio lui, che Andrea, ha terminato due bagno schiuma, uno sempre, entrambi di Alverde, uno con zenzero, estratto di legno e zenzero.
Questo qua lui l'ha utilizzato sia per i capelli, per il corpo e per il viso. Sono 200 ml di prodotto certificato Natru. Gli è piaciuto? Sì, gli è piaciuta la consistenza, gli è piaciuta la schiuma, gli è piaciuta la sensazione come lascia il prodotto sulla pelle con entrambi i prodotti. Solo che questo ha detto che dopo un po' si è stufato della profumazione. In questa profumazione non lo ricomprerò. Si è trovato molto bene invece con questo, con estratto di lupolo e menta, sempre di Alverde. Questo è uno dei suoi preferiti, gli piace, non gli secca la pelle, lava molto molto bene e lava bene anche i capelli, anche se lui comunque rimane fedele al suo ultradolce, ma comunque ogni tanto ci fa una passata anche con questo e gli è piaciuto. Per 1,99 euro, un prodotto biologico, ci sta. Poi io invece ho terminato il Bio Happy Gel Doccia Mango e Carota Nera. Mi è piaciuto tantissimo questo prodotto, 200 ml di prodotto certificato Natru. Era un gel non molto denso ma neanche molto liquido, ne bastava poco, faceva tantissima schiuma, lavava molto bene, non seccava la pelle, la profumazione era buonissima, ci sento qualcosa di fruttato e quella nota di carota. Mi è piaciuto da pazzi, tutti i bagno doccia che ho preso di Bio Happy mi sono piaciuti tutti, quindi quando saranno in forte sconto li acquisterò. Poi finalmente ho terminato questo bagno schiuma idratante con estratto di melagrano bio, non è biologico, ha gli estratti biologici, di Madia. Questo è un bagno doccia che potete trovare dal DM. Mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Allora, mi è piaciuto perché lavava molto bene, non seccava assolutamente la pelle. Non mi è piaciuto perché, anche se il dispenser in questo modo è molto comodo, con questa tipologia di consistenza era scomodo perché la consistenza era molto densa, molto gelatinosa, quindi stavo lì mezz'ora a prelevare il prodotto e poi la profumazione dopo un po' mi ha stufato perché sì, sa di melagrano, però poi sotto la doccia è troppo troppo dolce. L'ho terminato con piacere, ma ecco, non lo riprerò. Poi ho terminato la mia amatissima shower mousse di Humankind, questa era ai frutti tropicali, mi è piaciuta tantissimo, sono 200 ml di prodotto, molto molto buono, soffice, coccolosa, sembrava di lavarsi con una crema, lasciava la pelle morbida, per nulla secca, il profumo era paradisiaco. Poi questo tipo di bagno doccia, cioè di detersione, mi piace un casino. Ne ho un'altra al cocco, ma me la tengo lì. Poi ho terminato detergente delicato viso e mani di Fedea, la rosa canina. Questo è un prodotto biologico certificato IAB vegano, eccetera eccetera, un prodotto che in generale non mi è piaciuto. Allora, l'ho utilizzato sul viso. In primis il prodotto è molto molto liquido, quindi il pack è scomodissimo, io lo tenevo in questa maniera qua perché sennò così cascava, ogni volta che aprivo il tappo il prodotto scendeva, quindi sprecavo tantissimo prodotto. Sulla pelle non si è comportato male, ma neanche benissimo, nel senso che sì, lavava molto bene il viso, toglieva residui di acqua micellare, bifasico eccetera eccetera, però mi lasciava la pelle che tirava. Poi l'ho provato, ovviamente l'ho rilegato come bagno doccia. Mi è piaciuto, fa tantissima schiuma, ha lavato molto bene, ma anche sotto la doccia mi tirava la pelle. Quindi sì, è un buon prodotto, però lo trovo un tantino aggressivo. Ho terminato 100% drenante slim con centella, oddio perde, contro gli estetismi della cellulite, con uva che aiuta il microcircolo delle gambe. Drenaggio dei liquidi, contiene tarassaco, betulla, cardomariano, carciofo, curcuma, uva, centella, insomma è molto buono, lo trovo, è senza sodio, zuccheri aggiunti e glutine, quindi 300 ml, molto molto buono, mi è piaciuto. Questo era il sapore di mirtillo, devo dirvi ragazzi che è veramente sapore di mirtillo, cioè io bevevo l'acqua che era una meraviglia, a parte che questo sapore dolciastro vi induceva a bere perché vi faceva venire sete, infatti io 1,5 litri lo facevo fuori come niente, poi facevo tantissima plim plim, devo dire che ha funzionato, le gambe erano più leggere, io mi sentivo molto più sgonfia. L'ho utilizzato tantissimo in agosto quando c'era un caldo spaziale e le mie gambe sono diventate delle zampogne. Molto molto buono. Ne ho un altro, ne ho anche quello brucia grassi, ma li avevo presi in offerta
invece che a 29 euro a 11 euro, quindi ne ho fatto scorta, poi faccio pausa e li riutilizzo. Molto molto buono, ve lo consiglio. Poi profumatore per la casa, ho terminato queste due, di una è di Genera, gelsomino e orchidea. Mi è piaciuto, sul corpo non mi è piaciuto molto perché era troppo intenso, invece nell'ambiente si disperde un po' e lascia una buona profumazione. Costa poco e persiste tanto. Ho terminato anche questa di Comme un Parfum, acqua e rosa. Questo l'ho smaltito sempre come profumatore per l'ambiente perché sul corpo sembra una rosa da cimitero e non mi piace. Poi ho terminato l'ultimo bagno schiuma di Mix & Frizz alla fragola. Questo è un brand che mi ha, un bagno schiuma che mi ha mandato la Stefania, un bagno schiuma molto molto denso che fa tantissima schiuma. L'ho utilizzato nella vasca da bagno ed è davvero coccoloso, sa di fragola. Molto molto buono, ma non fragola quella chimica ma quella naturale, anche se il prodotto non lo è. Mi è piaciuto molto. Passiamo al corpo. Allora, abbiamo finito due deodoranti. Io ho finito l'Infasil puro, pelli sensibili, zero antiaspiranti, sali d'alluminio, alcol e parabeni. Questo, anche se senza tappo, questo deodorante mi è piaciuto. Molto delicato, teneva a bada la sudorazione, ma io vi ricordo che non ho un sudore acido, non ho un sudore acre, non ho bisogno di un deodorante che tenga l'impossibile. A me anche un classico deodorante, il più spiccio mi tiene, perché ho una sudorazione, si sudo tanto ma non puzzo, cioè non so come spiegarvelo. Questo mi è piaciuto, poi a questa attenzione anche all'inci, diciamo, tra virgolette, non contiene antiaspiranti, alcol, parabene, sale d'alluminio. Mi è piaciuto, anche se costicchia un po', ma potrei ricomprarlo. Andrea invece ha terminato freschezza naturale con emolliente, con la molecola più su di più sai di fresco della Infasil. Questa è senza alcol, a lui è piaciuto tantissimo perché lui invece suda tanto e poi dopo un po' si sente, sapete che i maschi hanno una sudorazione particolare. Mi è piaciuta la profumazione anche a me, mi piace la profumazione che rilascia su di lui e lui ha detto che si trova bene. Poi i scrub, passiamo ai scrub. Allora, ho terminato il coffee scrub di Nakomi che contiene l'olio di cocco, aspettate, contiene caffè robusta, zucchero di canna, sale del mar morto, burro di cacao, olio di cocco, olio di mandorli dolce, vitamina E. 200 grammi di prodotto, questo è uno scrub fantastico. L'unica cosa che non mi piace è il packaging, perché comunque si trova in questa busta, anche se è una busta all'interno, diciamo, plastificata, quindi potete benissimo metterci le dita e la carta non si raggrinzisce. Profumo paradisiaco, sembra cioccolato al latte col caffè, cioè la fine del mondo. Però io lo trovo, usavo sempre la quantità che pensavo di utilizzare in un bottino e poi lo utilizzavo. È uno scrub a secco, cioè è una, sono proprio chicchi di caffè. Si aderisce molto bene al corpo, scrubba veramente veramente molto bene, uno scrub veramente profondo, vi lascia la pelle liscissima, levigata, super... pulita quasi, sembra che vi siete tolti il primo strato della pelle ed è rimasta solo quella nuova, bellissima, molto luminosa, cioè lascia la pelle molto luminosa e necessita di crema, anche se sotto la doccia questi oli, che questo scrub che contiene gli oli, si sentono, perché comunque quando andate a sciacquare il corpo vedete tutte le goccioline sul corpo. È un nutrimento blando, quindi dopo avete per forza bisogno di un olio o di una crema, perché comunque avete fatto uno scrub molto molto strong, ma lascia la pelle che è una meraviglia. L'unica cosa è che sì, cambiamo il packaging e imbratta la doccia come se non ci fosse un domani. Ogni volta che lo facevo dovevo poi per forza pulire la doccia, ma mi è piaciuto tanto e potrei ricomprarlo. Poi ho terminato sempre due sfoglianti per il corpo, questo della Yves Rocher, esfoliante vegetale con la polvere di albicocca per tutti i tipi di pelle, 150 grammi di prodotto, profumazione paradisiaca, era un gel esfoliante e la polverina di albicocca si sentiva, però ecco, non era uno scrub, era un esfoliante quotidiano che si poteva utilizzare tutti i giorni tranquillamente perché non andava ad aggredire la pelle né a graffiarla né niente, estremamente delicato,
che si può appunto utilizzare tutti i giorni. Il gel contenuto era molto buono perché non faceva tirare la pelle, non l'andava a seccare, quindi ecco, se la ritrovo a 1 euro potrei ricomprarlo. Non è un prodotto biologico. Come non è un prodotto biologico è questo scrub di Super Duper al cocco e verbena e frutti esotici. Questo è un prodotto che mi ha regalato la Stefania, buonissimo. Partire dalla profumazione, che è un po' acidula, che sa molto di verbena, fantastico. Era una pasta tra crema e gel, fitta di questi microgranuli, scrubava, che è una meraviglia perché aderiva fantasticamente al corpo, sulla pelle umida, la massaggiavate, sentivate proprio questo scrub, che effettivamente non è uno scrub profondo, ma neanche un gommage, è proprio uno scrub da utilizzare 2 volte alla settimana. Si sciacquava facilmente, non lasciava nessuna irritazione, né prurito, né graffiava la pelle, e soprattutto non andava a intasare la doccia. Non bastava neanche tantissimo il prodotto, quindi io ve lo promuovo, anche se ho i miei dubbi che qua in Italia potete trovarlo. Poi, sempre per il corpo, ho terminato una crema per il corpo di Alverde. Questa era la crema per il corpo al gelsomino e sesamo, 200 ml di prodotto certificato Natru. Io l'ho tagliata. La profumazione era fantastica perché sapeva sì di gelsomino, ma di più di sesamo. Non la chiamerei una lozione perché questa era una crema, sia dalla consistenza sia dalle azioni. Andava a nutrire molto molto bene la pelle, la andava a idratare, si assorbiva velocemente. Inizialmente vi sembra che fa un scione bianco e non si assorbirà mai, ma poi si assorbiva facilmente e istantaneamente lasciava la pelle nutrita, morbida, un pelino più elastica, e questo rilasciava un po' la patina untuosa se andavate ad eccedere con il prodotto, perché comunque è una crema abbastanza ricca. È certificata Natru, potete trovarla dal DM, e lascia la pelle veramente setosa, e tra l'altro non costa neanche tantissimo. Poi, sempre per il corpo, ho terminato Nakomi Body Butter. Questo era Summer in Greece. Questo prodotto mi è durato 1,5 anni perché ne basta veramente poco, ed è un prodotto particolarissimo. Questa era la consistenza, sembra una crema ma in realtà è praticamente un olio corpo solido. Infatti Nakomi consiglia di utilizzarlo sulla pelle umida. Sulla pelle umida si scalda un po' di prodotto tra le mani, si va ad applicare e lascia la pelle fantastica, molto nutrita, super profumata, perché appunto è un olio, quindi ha le stesse funzioni di un olio sulla pelle. Molto molto buono, mi è piaciuto, tra l'altro ne bastava pochissimo, anche se è un prodotto che costa abbastanza e sono solo 100 ml, ma è veramente veramente buono. Se andate con l'idea di comprare un burro corpo, non è un burro corpo, è praticamente un olio solido. Ecco, non so se riesco a farvi vedere l'inci, guardate l'inci, praticamente ci sono vari olietti, vari burri, quindi un burro corpo proprio body butter non lo è, però è super adatto per le pelli molto 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 secche, sarà fantastico. Poi ho terminato l'olio corpo delicato di Da Natura. Questo è un olietto fantastico, dà una profumazione di pulito assurda, veramente assurda. Questo è l'inci, non è un inci biologico, ma comunque un prodotto senza parabeni, oli minerali, PEG, siliconi. Ne bastava veramente pochissimo perché era un olio abbastanza liquido, si stendeva facilmente, si assorbiva anche molto in fretta, e anche questo mi lasciava la pelle molto nutrita, un pelino più elastica. Ottimo. Un altro olio che ho terminato è l'olio di cocco e di argan. Questo è un olio che mi ha mandato la Stefania, è un olio buonissimo, infatti contiene solo l'olio di cocco, argan spinosa e tocoferolo, molto buono. Io lo utilizzavo sia nell'impacco pre-shampoo, sia nelle maschere, sia sul corpo, e mi è piaciuto in tutti i modi. Devo dire che se utilizzo l'olio di cocco puro nell'impacco pre-shampoo mi va a seccare un po' le lunghezze, io non so come mai, l'olio di cocco con i miei capelli non va d'accordo, però in combinazione con argan devo dire che non mi andava a seccare le punte, quindi mi è piaciuto. Anche questo me l'ha mandato la Stefi, dai cose da oddio
dal Regno Unito e quindi non so se potete reperirlo. Poi ho terminato SOS gel disinfettante di Yves Rocher, questi sono 30 ml, ha una profumazione molto pungente che però mi piace, è un gel disinfettante tipo a mucchina, la sua particolarità è che non puzza come a mucchina, anche se a me la profumazione dell'alcol proprio come disinfettante non mi dispiace, e poi questo non mi lasciava le mani che tiravano dopo che si asciugava il prodotto, quindi buono, io lo utilizzo al lavoro quando mi soffio il naso o il raffreddore, quando scendo dal pullman io mi disinfetto sempre, anche se non ho questa mania di oddio mi devo disinfettare, però mi piace. Poi passiamo ai capelli, abbiamo terminato. Andrea ha terminato il suo ultra dolce camomilla e miele, sapete che a lui piace la solita solfa, gli lascia i capelli puliti, va a enfatizzare il suo mezzo biondo e amen. Io ho terminato lo shampoo idratante con acido ialuronico Tricco Bio dell'erboristica d'Atenas, questo è un prodotto biologico certificato BIOS, 250 ml di prodotto, questo shampoo mi è piaciuto tantissimo, in primis la profumazione è fantastica, era una specie di latte perché era abbastanza liquidino, io lo andavo a diluire, è uno shampoo fantastico, lavava molto bene i capelli, se facevo due passate mi toglieva benissimo anche l'impacco pre-shampoo, andava bene anche come lavaggio delicato per i capelli, non li andava a stressare, non li andava a seccare, mi lasciava i capelli realmente leggermente più idratanti, sì, idratati, scusate, ho paura che il mio rossetto va chissà dove va, mi lasciava i capelli veramente veramente idratati, non stopposi, però necessitavo di un balsamo, ecco, sulle lunghezze per esempio sì, avevo bisogno di un balsamo, scusate i miei capelli oggi ma è il giorno del lavaggio quindi sono un po' crespi, molto molto buono e soprattutto non mi sporcava i capelli tra un lavaggio e l'altro, anzi mi faceva prolungare anche di un giorno o di due. Super promosso, consiglio soprattutto alle persone che hanno i capelli lunghi perché ne basta poco e fa tantissima tantissima schiuma, per chi ha il cuoio capelluto molto delicato perché non va assolutamente a irritare la cute, non mi ha provocato dermatite, prurito eccetera eccetera, e soprattutto non appesantisce i capelli, quindi è molto molto buono, molto valido, e ne ho un'altra versione ma questo mi è piaciuto particolarmente e mi lasciava i capelli lucidi. Un altro shampoo che ho terminato è shampoo biologico detox uso quotidiano di Intra, certificato IAB con carbone vegetale e zenzero, uso quotidiano, 12 mesi di PAO, 250 ml di prodotto, era un shampoo molto liquido che andava shakerato per attivare il carbone all'interno, devo dirvi che questo shampoo mi è piaciuto e non mi è piaciuto, quindi alla fine, ora che l'ho finito, è un ni perché? Allora, intanto i suoi pro è che andava a pulire molto bene la cute, la andava a purificare in un certo senso, lavava molto bene, non stressava il cuoio capelluto, non mi stressava le lunghezze, e qui ci siamo. I contro è che sì, lavava molto bene i capelli, però non mi faceva durare i capelli puliti tra un lavaggio e l'altro, o meno. Sì, avevo i capelli, cioè me li faceva durare tra un lavaggio e l'altro, però quando arrivava il momento di lavare i capelli dovevo lavarli perché l'ultimo giorno me li facevo uno schifo. L'aspetto che ho notato soprattutto con questo shampoo è che mi andava ad opacizzare i capelli, nel senso che quando lo utilizzavo non avevo i capelli lucenti, non avevo l'aspetto sano, ma avevo i capelli opachi, e questa cosa qua l'ho riscontrata, non l'ho riscontrato solo io ma anche altre persone che l'hanno utilizzato, li vado a opacizzare un po' e nonostante io mettessi comunque una maschera, la maschera risolveva le cose, però me le risolveva sulle lunghezze, non potevo mettere la maschera qua e quindi qua comunque rimaneva opaco e dopo un po' sembrava pure come se fosse sporco, ma non perché era unto, ma proprio perché era opaco, grigio tipo, cioè non grigio, però sapete, opaco, e le lunghezze erano perfette, quindi questo shampoo non lo ricomprerò per quanto mi è piaciuta la sua azione purificante, molto delicata, ma questa cosa che mi opacizza i capelli non mi fa impazzire, a me piace avere i capelli belli lucenti.
Poi ho terminato lo scrub cuoio capelluto di Alchemilla, certificato IAP 150 ml di prodotto. Sapete che questo è un unico prodotto che si è salvato in tutta la routine di care, che è stato un disastro. Questo è l'Inci, è un prodotto che mi è piaciuto molto, è praticamente un balsamo con all'interno delle particelle scrubanti, va a scrubare molto bene il cuoio capelluto, lascia la sensazione di freschezza perché contiene anche l'estratto di menta. Si fa massaggiare tranquillamente e soprattutto quando si va a sciacquare ne lascia i capelli molto morbidi e molto docili. Io ovviamente lo facevo prima dello shampoo perché io con co-wash, balsami lavanti non mi ci trovo bene, i miei capelli non riconoscono questa tipologia di lavaggio. Se ho trovato beneficio da questo prodotto, sì, perché comunque ogni volta che lo facevo i miei capelli li vedevo molto più leggeri e mi facevano durare i shampoo successivi molto più a lungo, quindi ogni tanto serve fare un trattamento, un'esfoliazione anche al cuoio capelluto, perché mi rendo conto che anche il cuoio capelluto, per quanto noi non ci pensiamo, ma anche lui poverino la pelle, la cute si stratifica e quindi dopo un po' lo va a soffocare. Questo è uno dei principali motivi per il quale anche i capelli si sporcano prima e che non crescono sani. Mi è piaciuto, non ricomprerò questo in particolare, però sicuramente nella mia routine non mancherà più uno scrub per il cuoio capelluto. Poi, sempre per i capelli, ho terminato due balsami. Il balsamo idratante Trico Bio di Erboristica d'Atena, sempre l'acido ialuronico per tutti i tipi di capelli. Questo mi è piaciuto. Ora, non è un balsamo migliore del mondo, devo dire che l'effetto districante sì, è buonino, ma diciamo il voto da 1 a 10 è 6 meno. Però la cosa che mi è piaciuta di più è che sì, non andava a districare in maniera eccellente, però mi lasciava i capelli idratati, mi lasciava le lunghezze comunque morbide e idratate, non super idratate da non applicare dopo una maschera, però non li sentivo stopposi, non mi sentivo come un manico di scopa, cioè proprio stoppa, che dopo lo shampoo io i capelli li sento proprio come se fossero sgrassati da un detersivo per i piatti, ma con tutti gli shampoo, anche i più delicati del mondo. Con questo sì, non andava a districare bene, quindi io lo andavo a tamponare sui capelli, perché comunque aveva una texture che svaniva sul capello, cioè non aderiva bene, spariva, cioè non era corposo, però me li ammorbidiva e me li idratava, quindi questa cosa mi piaceva e l'effetto districante lo lasciavo alla maschera. Se lo ricomprerò? No, perché io necessito di un balsamo strong, però non è male. Potrei consigliare le persone con i capelli corti, con i capelli fini, perché non va assolutamente a pesantire, anche perché ne ho utilizzato parecchio per districare. E poi anche per le persone che necessitano di un balsamo normale, perché non hanno tantissimi nodi. I miei purtroppo si annodano. Un balsamo che ho terminato che non mi è piaciuto è questo di Sobio, al karité e ceramidi di Arvian. Anche questo è un prodotto biologico certificato EcoCert e Bioorganics. Questo era un balsamo diverso da quella, perché aveva una texture bella ricca, bella corposa, quello che quando l'ho utilizzato ho detto oddio, mi farà i capelli fantastici, anche perché si spaccia per un balsamo super nutriente, una maschera super nutriente e un co-wash. No, texture molto ricca, ma non districa, zero, cioè pare a zero, non nutre, non idrata, non fa niente e ci vuole tantissimo prodotto. Infatti in 2 settimane l'ho terminato, perché ne serviva davvero tanto per districare, ma non districava. Una volta che applicato sui capelli, sì, aderiva bene ai capelli, ma poi non faceva niente, quindi non lo ricomprerò e non ve lo consiglio. La maschera che vi consiglio è questa di Eteria, maschera capelli ristrutturante all'acido ialuronico. Io ho tagliato la confezione perché il pack è scomodo. Questo è un prodotto biologico certificato Biocosmesi, lo potete trovare su Nuvoli Blue Shop dove l'ho trovata io. Ha un packaging scomodissimo perché il prodotto è molto molto denso, state mezz'ora lì a pigiare e poi quando arrivate a qua non preleva più, quindi ho dovuto tagliare con grande difficoltà perché la plastica è molto rigida. Ottima, questa è una maschera che fa tutto, va a nutrire, va a idratare, va a disciplinare, va ad illuminare il capello, è un ottimo anticrespo, ne basta veramente poco, anche se per i miei capelli ne basta un po' di più perché ho i capelli lunghi, e
Ed è un vero trattamento, per me, cioè io lo definirei un trattamento da spa, perché veramente gli effetti si vedono anche dopo 2-3 giorni, anche fino al lavaggio successivo, li lascia molto morbidi, bellissimi, soffici, io la stra amo, costerà anche 12 euro, ma sicuramente la ricomprerò, però per piacere Eteria, se mi stai guardando, cambia il packaging. Passiamo al viso, aiuto. Allora, detergenti, aiuto, vediamo se ne ho, sì. Allora, vi faccio vedere questi che vi ho già mostrato nel video, nelle mie skincare, il detergente purificante di Dr. Organic, 200 ml di prodotto. Questi detergenti non li ho terminati questo mese, chi mi segue ha già visto queste confezioni perché questi li ho aperti a inizio giugno. Molto buono questo qua di Dr. Organic, era di una colorazione nera, ne bastava veramente poco. Questo è tra l'altro purificante, che va a pulire molto bene i pori. Sì, è vero, ma è molto molto delicato, delicato nel senso che non va ad aggredire la pelle, ma allo stesso tempo va a pulirla veramente molto bene. La sgrassa a dovere, ma non va a intaccare comunque la barriera lipidica della pelle, perché io avendo una pelle secca non sentivo che la pelle tirare, soprattutto la lasciava super super liscia. Un prodotto che io ho amato, ma non mi soffermo tanto perché ve ne ho già parlato. Un prodotto che non mi è piaciuto è sempre Anti-Pollution di Dr. Scheller. Questo è un prodotto che è senza infamia e senza lode, era un detergente molto molto denso, andava a pulire molto bene la pelle, però tutto questo effetto purificante o qualcosa di diverso non ho notato, visto che mi aspettavo tantissimo da questo prodotto, essendo anti-pollution, doveva farmi vedere qualcosa di più. Nulla da dire sul detergente, sì, buono, ma non lo ricomprerò. Come ho finito anche la mousse detergente ossigenante di Yonzac. Questa è una mousse molto molto buona, era una mousse da una texture molto porosa che poi si trasformava quasi in crema sul viso, andava a pulire molto molto bene la pelle e soprattutto la andava ad ossigenare, perché sentivo vedevo la pelle molto più bella, il colorito molto più fresco, molto più luminoso, molto più roseo, sembrava che avessi fatto una corsetta in montagna all'aria fresca. Delicato, non mi lasciava la pelle che tirava e soprattutto mi puliva molto molto bene la pelle e lo potevo utilizzare anche al mattino. Alla sera toglieva tutti i residui del trucco, stra ottimo, ma io lo utilizzavo al mattino perché io le mousse le preferisco al mattino. Comunque è un prodotto biologico, lo potete trovare su Bio Vegan Shop. Questo mese ho terminato, sì, ho terminato anche quelli, però visto che non ve ne ho parlato spesso, scusate ma mi prude, vi ho inserito in questo video. Ho terminato la mousse detergente alla malva di Bioficina Toscana, certificata IAB, è una mousse che io ho adorato. Sono 150 ml di prodotto, profumazione paradisiaca, sembrava una nuvoletta dalla texture, quindi non era molto cremosa ma neanche molto porosa. Aderiva perfettamente sul viso, non spariva una volta che la massaggiavo, mi lasciava la pelle veramente morbida, non idratata né nutrita, ma morbida, non l'andava ad aggredire ed era una coccola utilizzarlo al mattino. Alla sera non l'ho mai utilizzata perché la sera prediligo i prodotti un po' più purificanti, perché dopo una giornata intera ho bisogno di qualcosa che mi tolga veramente tutto. Al mattino avevo bisogno solo di togliere i residui sulla pelle della notte ed è stata fantastica. Io la stra amo e vi dico anche che quella di Vive Verde Coop è molto molto simile a questa e costa la metà, ma comunque non escludo di ricomprare anche questa perché è fantastica. Avendo la pelle sensibile è veramente una coccola, perché non è che mi è andata a migliorare la pelle, perché stiamo sempre parlando di una mousse detergente, però non me l'è andata a peggiorare ed è veramente un piacere utilizzarla. Poi, sempre nell'ambito detersione, ho terminato il gel micellare anti-pollution di Yves Rocher. Questo è un gel che non mi è piaciuto, allora non è un prodotto biologico, per viso e occhi. No, perché era proprio un gel, non so se riesco a farvelo vedere, quindi era un mezzo tra un'acqua micellare e un gel detergente, alla fine aveva la consistenza di un essence, bruciava tantissimo sugli occhi, era impossibile struccarli tra l'altro perché il dischetto scivolava, era un prodotto molto scivoloso, sul viso l'ho utilizzato come
sì, come un'acqua micellare, ma sembrava veramente di utilizzare un gel detergente. Sì, buono, ma mi aspettavo di più. Non ho visto chissà che cosa. Il prezzo sicuramente non giustifica la qualità di questo prodotto. Non ho visto chissà che cosa, sinceramente cambiamo un po' la formulazione perché è un po' inutile. O utilizzo un gel detergente o utilizzo un'acqua micellare. Ho finito l'acqua micellare della Nivea, scusate, ma mi prude il naso, senza risciacquo e senza profumo, questa linea di O2, 400 ml di prodotto, sapete che mi è piaciuta tantissimo, era un'acqua micellare bifasica, ma con la soluzione oleosa molto minore rispetto alla soluzione acquosa, struccava benissimo qualsiasi trucco e non lasciava veramente la patina unta, non mi bruciava gli occhi, non mi ha bruciato il viso, io ovviamente poi andavo a risciacquarla, ma non lasciava assolutamente una patina unta. Lo so, non è un prodotto biologico, ma se la trovassi in super offerta la ricomprerei perché è fantastica. Ho terminato anche come acqua micellare, perché questo è il terribile al verde. Era un struccante per gli occhi bifasico che è orribile, bruciava gli occhi, non struccava niente, quindi cioè assolutamente inutile, sarà pure biologico, certificato, un altro, costa poco ma non fa niente, le fasi non si separavano e se si separavano, ce l'abbiamo fatta, Kat, un applauso. Comunque tornavano subito divise, non struccava per niente e quindi alla fine l'ho utilizzato con acqua micellare. Tra l'altro lasciava un unto sulla pelle assurdo. Poi, terminata la mia acqua termale di Uriage, sapete che io l'acqua termale la termino come ce la utilizzo in tutte le salse, utilizzo anche per inumidire i capelli nell'impacco per shampoo. Mi sa che sto parlando tanto tempo perché comincio ad impapinarmi. Molto buona, questa mi è piaciuta, mi piacciono tutte le acque termali. Poi questa Uriage l'avete vista praticamente tutta l'estate. Poi andiamo avanti, tonici. Anzi, vi mostro prima questi, che sono due cosette. Allora, il mio ragazzo ha finito il dopo barba sensitive di Yves Rocher, questo le è piaciuto. Oddio, ma cosa c'ho nel naso? La profumazione classica maschile, ma molto buona. L'ha utilizzato con piacere, ha detto che andava ad alleviare il rossore dopo la barba. L'ho ricomprato quello in versione aloe. Poi è terminato questo contorno occhi defaticante effetto fresh di Yves Rocher, sempre Energy Home. A lui piace molto perché gli va a rinfrescare il contorno occhi, soprattutto di sera quando ha gli occhi molto stanchi, lo utilizza e gli piace, non gli ha provocato nessuna reazione. Poi lui non è che sta dietro al bio, ha questo applicatore qua e devo dire che si è trovato molto bene, è già tanto che un uomo utilizza un contorno occhi. Andiamo avanti con me. Ho finito il tonico anti-pollution di Dr. Scheller. Allora, questo tonico non mi è piaciuto, è certificato natural e vegan, anzi, questo era né carne né pesce, con un po' d'acqua adesso, perché sì, andava un po' a ripristinare il pH della pelle, però mi lasciava un po' la pelle tirare. Anche se qua dice alcol free per tutti i tipi di pelle, io comunque nell'inci vedo l'alcol. C'è tantissimi tipi di alcol, tra l'altro, quindi anche per questo secondo me mi andava a seccare la pelle, quindi non mi è piaciuto e non ve lo consiglio. Per il prezzo che ha per l'anti-pollution, come si spaccia, non ho fatto una viata beep. Terminato il idrolato di cipresso di Bioficina Toscana. Allora, io penso di avere un pelo, scusate, ma mi sto innervosendo. Sono 100 ml di prodotto, un idrolato che sul mio viso non andava bene perché comunque mi andava a tirare la pelle, mi andava ad arrossarla. Sul cuoio capelluto nello spargi shampoo mi è piaciuto tantissimo, andava molto a lenire il cuoio capelluto perché ogni tanto mi viene il prurito o non la dermatite, però mi disquamo facilmente quando sono sotto grande stress. E per i capelli mi è piaciuto tantissimo, so che ha anche ottime proprietà come effetto anticellulite, quindi magari utilizzato prima del massaggio dell'olio anticellulite, ecco. Mi è piaciuto, potrei ricomprarla per i capelli. Terminato anche l'acqua alle rose di Alverde, questa mi è piaciuta molto anche se
non è l'idrolato di rose o non è un tonico alle rose migliore del mondo, anche se contiene l'alcol, però devo dire che non è stata per niente male. Andava a riequilibrare la pelle, leggermente a tonificare, leggermente a compattare, e sinceramente per 2 euro, adesso non mi ricordo, per 100 ml può anche andare molto bene. Tra l'altro lo utilizzavo anche per rinfrescarmi il viso o nelle maschere, quelle in polvere, e mi è piaciuta veramente tanto. Poi ho terminato il siero anti-pollution della Saponaria, ai peptidi di Moringa, acqua costituzionale di mirtillo, acido ialuronico, estratto di tamarindo, menta peperita. Mi è piaciuto molto, lo sapete, ve ne ho già parlato di questo siero, ne bastava veramente veramente poco, andava a rendere la pelle molto liscia, un po' idratata, levigata, compatta, ma soprattutto l'andava a purificare gradualmente durante tutto il tempo dell'utilizzo, senza andare a sensibilizzare la pelle e senza comunque andare a aggredire. Molto buono, mi è piaciuto molto, sono 15 ml di prodotto, pochissimo, però ne basta anche poco. Io ne ho già parlato tantissimo di questo prodotto, quindi passiamo oltre. Ho terminato anche Pulp de Vie, il gel detossinante di Pulp de Vie, appunto. Era un gel detossinante certificato EcoCert, non testa sugli animali. Questo marchio lo potete trovare da Elisa su Nuvole Blu Shop. Era proprio un vero gel. All'interno contiene del melone, ma a me sembra il vomitino di un bambino, cioè sulla mia pelle puzza. Però mi è piaciuto molto, nonostante fosse in gel, andava veramente ad idratare tantissimo la pelle, l'andava a rendere compatta, l'andava a rendere luminosa, l'andava a rendere idratata e l'andava a purificare, perché comunque svolgeva un'azione anti-pollution. La posso consigliare per tutti i tipi di pelle, proprio per la texture, è molto leggera, però che fa il suo. Costa 10 euro, sono 40 ml di prodotto, ma ragazzi mi è durato 4 mesi. E io l'ho utilizzato tutte le sere, quindi per me è promossissimo. Poi passiamo, ragazze, alle maschere. Questo mese no, ho finito il Beauty Shield UVA Anti Pollution, chi ne ha più ne metta, di Vrochet. Non mi è piaciuto questo prodotto perché era un prodotto troppo troppo pesante per questa stagione, troppo pesante la texture, e soprattutto nelle giornate di sole, soprattutto quando sono andata al mare, ma non in spiaggia, ma solo uscire a passeggiare, mi si scaldava tantissimo la pelle con questo prodotto, cioè questo prodotto si scaldava sul viso e quindi mi andava a arrossare la pelle. Non mi è piaciuto, non lo consiglio per nessun tipo di pelle, perché sinceramente è un prodotto che mi ha fatto veramente leggete il labiale. Poi passiamo alle maschere. Allora, quelle che vi ho fatto vedere, questa detossinante di Yonzac, ve ne ho parlato nell'ultimo video, è un prodotto biologico certificato bio, cioè nell'ultimo video su video delle maschere, molto molto buono. Oltre ad andare a detossinare, che è un po' generalizzato dire detossinare, andava a purificare molto bene la pelle, l'andava anche a lenire, un pelino idratare. Era una maschera particolare perché era una maschera tipo sì, idrogel, crema gel. Si andava ad applicare sul viso, massaggiare, lasciare in posa, rimassaggiare, lasciare in posa per altri 2 minuti. Lasciava la pelle molto luminosa, con il colorito molto uniforme e un po' più sana e anche un po' lenita. Quindi mi è piaciuta molto e potrei anche ricordarla. Non costa tantissimo, però è molto buona. Come stra buona è la maschera di Propolia Detox. Questa non è anti-pollution, ma è detox. Una maschera buonissima. Contiene propoli, miele, caolino, è favolosa. Era una di quelle classiche maschere in argilla che però purificavano alla grande la pelle e allo stesso tempo andavano a nutrirla, sì, a purificarla, l'ho già detto, però proprio purificare a fondo senza andare a aggredirla. Sì, mi sto impappinando alla grande. Allora, alt. La andava a purificare, la andava anche a nutrire, perché comunque contiene il miele, e andava anche a svolgere un effetto disinfettante sulla pelle, molto buona e nello stesso tempo molto molto delicata. Io, ragazze, mi sa che parlo troppo e mi si è sfaldato anche il rossetto. L'ho trovata molto efficace e molto molto delicata, quindi è una maschera che vi consiglio soprattutto se avete la pelle molto grassa, ma anche per la pelle secca va benissimo, perché non è una maschera, se stratificata bene, che
che si asciuga in fretta e poi non va proprio a seccare il viso e non vi toglie il capitale della vostra idratazione. Quindi mi è piaciuta molto e mi sento di consigliarla. Non so com'è il mio rossetto, spero non vado a vedere come sono. Eccomi. Poi ho terminato la maschera di Akamuti al cioccolato marshmallow. Questa è una maschera che mi è piaciuta molto, ce l'ho tipo da un anno. Era una polvere proprio di cioccolato. Questo è l'Inci. Mi è piaciuta tantissimo, la utilizzavo ovviamente con o l'acqua costituzionale, ma ce la posso fare oggi, sono stanchissima. O comunque con idrolati eccetera eccetera, acqua termale, andava molto molto bene perché era una maschera che lavorava molto sulla grana della pelle, lavorava molto sul andare a nutrirla, andare a rivitalizzarla e anche purificarla, quindi mi è piaciuta. Poi ho terminato questa di Natura Siberica. Questa era rivitalizzante per tutti i tipi di pelle, era in crema, mi è piaciuta tantissimo, però ora basta. Questa è l'ultima di Natura Siberica che ho smaltito. Andava molto a idratare e a nutrire la pelle. Questo effetto rivitalizzante non è che l'ho visto, però è una buona maschera biologica all'occorrenza. Terminata anche Express Skin Cleansing by Nakomi. 85 ml di prodotto. Oddio, come mi prude il naso. 85 ml di prodotto, era una maschera purificante. Questa è una maschera che non mi è piaciuta perché andava leggermente a pizzicare la pelle, anche se io l'ho utilizzato entro la scadenza, quindi non era ancora scaduta, però mi andava a pizzicare la pelle. L'effetto nutriente purificante non l'ho visto, quindi non mi è piaciuta molto. Infatti non l'ho neanche tagliata, ma l'ho finita, come potete vedere è rimasta ai bordi. Ho terminato anche la maschera argilla gialla di Catie. Questa è una maschera che io non ho capito, contiene l'argilla gialla e mamelis, dovrebbe andare a purificare ma in maniera molto delicata per le pelli sensibili. Io non ho visto niente, cioè niente, zero proprio, come la pelle era prima lo era anche dopo questo utilizzo. E l'ho provata veramente tantissime volte, tra l'altro sono 100 ml e io l'ho terminata, ragazza, perché cioè era una di quelle argille che l'applicavi sul viso, stratificandolo non si seccava subito, però su di me io non ho visto nessun effetto. Poi ho terminato il Blixtest Emmet Plus per le labbra. Carino, cioè né carne né pesce, sì, andava a nutrire e un po' idratare la pelle, grazie al mentolo andava ad effettuare questo effetto plump, però non andava veramente a lavorare sulle screpolature delle labbra. Terminato anche la dolce labbra di Alchemilla, questo me l'ha regalato la Roberta, mi è piaciuto molto, era una dolce labbra in cera, quindi non era olioso, burroso, mi piaceva molto utilizzarlo al mattino perché andava a nutrire e proteggere le mie labbra, ma non era sparaflesciante, quindi era anche molto opaco e ottimo come base per i rossetti. Poi passiamo ai campioncini e maschere. Allora, ho utilizzato la Garnier Hydra Bomb, ormai lo sapete, questa è una maschera molto idratante, la utilizzo scusate, la utilizzo all'occorrenza quando la pelle è veramente molto molto provata. È una maschera molto idratante, ma non la migliore che abbia mai provato, lo sapete. Ho utilizzato due maschere di Yes Too che mi ha regalato la Stefania, sono due sleeping mask, una è lenitiva, una è idratante. Io le ho trovate entrambe molto lenitive, molto idratanti, un pelino nutriente e leggermente più compattanti. Mi sono piaciuti tantissimo, peccato che ne ho solo due. Poi ho utilizzato i cerotti per il naso di Balea al carbone, li ho utilizzati anche Andrea, non sono costati tantissimo, ma sono veramente veramente validi. Io fortunatamente adesso ho pochi punti neri perché utilizzo il Clarisonic, ma Andrea ne ha tanti e devo dire che su di lui toglievano ogni schifezzuola possibile immaginabile, quindi io li stra promuovo. Tra l'altro costano poco, all'interno avevano 6 patch. Poi ho utilizzato di Secris all'aloe vera la maschera. Non mi è piaciuta, nel senso che io quando l'ho utilizzata avevo in mente
di andare a calmare leggermente la pelle, infatti, però mi ha fatto venire un po' di prurito, quindi questa maschera non mi è piaciuta. Forse l'ho già utilizzata una volta e l'ho trovata idratante, ma a questo giro non mi è piaciuta. Poi ho utilizzato la DD Cream Protettiva Defense tutta zozza di dell'Idea, molto molto buona. Ho sentito una ragazza che aveva la pelle grassa che l'ha utilizzata tutta l'estate come base trucco. Io non so come abbia fatto perché è ottima, ok? Si stende bene, non fa grumi, va veramente ad uniformare l'incarnato e illuminarlo, ma è pesante. Molto molto pesante, cioè io lo utilizzavo da sola senza crema sotto e mi andava a lucidare, a me che ho una pelle secca normale mi andava a lucidare, non mi ha fatto uscire le schifezzuole, però è molto molto pesante, cioè anche per la mia pelle di estate, quindi non lo so. Ho utilizzato anche Help Oil, la crema per il corpo di Dr. Organic, molto buona, infatti ce l'ho in full size, molto idratante e leggermente ricompattante. Utilizzata la CC Cream all'acido ialuronico di Madara, SPF 15, mi piace molto, infatti ce l'ho in full size. Utilizzata la maschera nutriente elasticizzante di My Mask, questa è biologica certificata ICEA, con burro di karité, olio di jojoba e melagrano, molto molto buona, anche se qua dice nutriente, a me è tutto il contrario. Questa maschera l'ho trovata molto idratante, un pelino nutriente, molto ricompattante. Utilizzata la Beauty Purity di Alverde per pelle normale mista, questa con la mela, praticamente come la maschera di Dell'Idea alla mela e bambù, solo che questa non mi è piaciuta perché su di me non ho visto nessun effetto. Utilizzata contorno occhi di Setara nell'acido ialuronico, fantastico, questa chi ha il contorno occhi secco è qualcosa di spettacolare. Scusate se continuo a attaccarmi il naso, ma mi pizzica. Utilizzato il siero barra maschera di Pat De Vecchio, ho anche un full size, ma questo è particolare perché in realtà è un olio, ma vero e proprio, quindi va utilizzato pochissimo e solo all'occorrenza come un aggiuntivo nella crema, come un aggiuntivo nella maschera oppure qualche goccia sul viso. Io pensavo che era una crema maschera, no? Sapete, ne ho strizzato bene il campioncino, quando me lo sono spalmato era tutto unto. Poi ho parlato con Elisa, mi aveva detto che comunque è un olio curativo, qualcosa di interessante, qualcosa di lussuoso per la pelle, però ne va utilizzato poco. Poi ho utilizzato Bio Crema Contorno Occhi di Lepo, non mi ha fatto né caldo né freddo perché sì, è una buona crema idratante per contorno occhi, ma alla sera sentivo la pelle che mi tirava un po'. Crema viso di Rasayana, nulla di eccezionale, una buona crema idratante. E poi Prodigious Elux Serum di Bava di Lumaca di Eteria, mi è piaciuto molto e fortunatamente ho in full size. Non vi so dire che cosa ha fatto, quali effetti ho visto, perché comunque stiamo parlando di un campioncino. E niente ragazze, io ho terminato, spero di esservi stata utile, vi chiedo scusa se mi sono impappinata un attimo, ma ragazze, sono stanchissimo, però ho avuto una giornata di lavoro abbastanza pesante. Io vi mando un grandissimo bacione, mi raccomando passate dalla Stefania, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e di gran compagnia. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao belle!